La prima lettura è tratta da Fahrenheit 451, scritto da Ray Bradbury 70 anni fa ormai, 60-70 anni fa, che presenta la critica, è il primo libro che presenta la critica ai media, a quello che i media ci propinano e a quello che fanno vedere sui TG in particolare. Si teme sempre ciò che non ci è familiare. Chi di noi non ha avuto in classe, da ragazzini, il solito primo della classe, il ragazzo dall'intelligenza superiore, che sapeva sempre rispondere alle domande più astruse, mentre gli altri restavano seduti come tanti idioti di legno, odiandolo con tutta l'anima? Non era sempre questo ragazzino superiore che sceglievi per le scazzottature e i tormenti del doposcuola? Per forza! Noi dobbiamo essere tutti uguali. Non è che si nasca libero e uguale, come dice la Costituzione. Ognuno è fatto uguale. Ogni essere umano ha immagine e somiglianza di ogni altro. Dopodiché, tutti sono felici. Gli esseri umani vogliono la felicità, non è vero? Non è quello che sentiamo dire da quando siamo al mondo? Voglio un po' di felicità, dice la gente. Ebbene, non l'hanno forse? Non li teniamo in continuo divertimento? Non diamo loro ininterrottamente svago? Non è per questo che in fondo viviamo? Il mondo è molto diverso ora, perché l'uomo stringe nelle sue mortali mani il potere di abolire ogni forma di povertà umana e di ogni forma di vita umana. E ancora perché le stesse convinzioni rivoluzionarie per le quali i nostri antenati hanno combattuto sono tuttora in discussione in tutto il mondo. Se non vuoi un uomo infelice per motivi politici, non presentargli mai due aspetti dello stesso problema o lo tormenterai. Tagliene uno solo. O meglio ancora, non proporgliene nessuno. Quelle persone che, nelle capanne e nei villaggi di mezzo mondo, lottano per spezzare le catene di una miseria di massa. Impegniamo i nostri migliori sforzi per aiutarli ad aiutare se stessi, in qualsiasi momento ce lo richiedano. Non perché i comunisti non lo possono fare, non perché cerchiamo favori da loro, ma perché è giusto. Se una società libera non può aiutare i molti che sono poveri, non può salvare i pochi che sono ricchi. Qui ad Atene noi facciamo così. Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi. E per questo viene chiamato democrazia. Qui ad Atene noi facciamo così. Le leggi qui assicurano una giustizia uguale per tutti nelle loro dispute private. Ma noi non ignoriamo mai i meriti dell'eccellenza. Non chiedete che cosa il vostro paese può fare per voi. Chiedete che cosa potete fare voi per il vostro paese. Miei concittadini del mondo, non chiedete che cosa il paese vuole fare per voi, ma che cosa insieme possiamo fare per la libertà dell'uomo. E adesso, dopo tutti questi discorsi storici, entriamo nel nostro campo, perché vi facciamo vedere come le idee di ribellione, di cambiamento, anche a livello di società, siano presenti nei libri urban fantasy usciti qualche anno fa, pochi anni fa, soprattutto in Hunger Games di Susan Collins. Voglio che tutti voi, spettatori, che siete dalla parte nostra o meno, fermatevi solo un attimo a riflettere su ciò che questa guerra potrebbe significare per gli esseri umani. In passato ci siamo quasi estinti combattendo l'uno contro l'altro. Adesso siamo ancora meno di allora. È davvero questo che vogliamo fare? Sterminarci completamente? Nella speranza di cosa? Quelli di noi che resteranno non saranno abbastanza numerosi per continuare a vivere. Voglio dire ai ribelli che sono viva, che sono proprio qui dove è stato appena bombardato un ospedale pieno di uomini, donne e bambini e non ci sono sopravvissuti. Voglio dire a tutti voi che siete degli illusi se credete
credete anche solo per un istante che il governo si tratterà con lealtà in caso di resa? Perché sappiamo chi sono e cosa fanno! Questo è ciò che fanno! E noi dobbiamo reagire! Il presidente dice che ci ha mandato un messaggio. Beh, io ne ho uno per lui. Potete torturarci, bombardarci, incenerire i nostri distretti! Ma vedete questo? Il fuoco sta divampando! E se noi bruciamo, voi bruciate con noi! Però, io mi sono emozionato, non so voi, mi sono emozionato, non mi aspettavo tanto, veramente una recitazione superba. Superba, perché emoziona, te lo ammetto, io non sono un professionista, non posso giudicare, ma veramente superba, non mi viene altro. Mi è piaciuta molto la scelta anche delle letture, oltre che l'interpretazione veramente sentita in ognuna, poi partire a freddo così in una sala, pochi minuti, ho sentito tanti cambi di ritmo, e poi con letture profondamente diverse, che però forse un credo non ce l'hanno, mi verrebbe da pensare che avete iniziato col fuoco e finito col fuoco, perché Fahrenheit era la temperatura, almeno secondo l'autore del libro, a cui doveva bruciare la carta, se non ricordo male, e Hunger Games, il fuoco ovunque, dal vestito di lei quando entra nei giochi, no? Fino all'incendio di cui parlavi. Gli spunti sono tantissimi, sarebbe da prendere quasi ogni singola lettura per commentarla una a una. Dalla prima all'ultima, sempre trovando un trade union, direi che vi siete proiettati a un futuro post-apocalittico, dispotico, ma un futuro neanche tanto, un futuro assolutamente potente, perché nel primo, quello di Fahrenheit, ricordo l'evoluzione dei vigili del fuoco che da quelli che devono spegnere gli incendi vanno appiccando incendi per bruciare i libri, perché i libri portano ragionamento e il ragionamento porta all'insoddisfazione, la critica e quindi anche un diverso modo di affrontare il rapporto con il potere. Dall'altra parte lo stesso, con Hunger Games il potere dispotico c'è tutto, sembrano i giochi gladiatori riportati in un'era futuribile, ma dove insomma si uccidono dei giovani per sacrificarsi a uno spettacolo. Mi piace molto la chiusura quando nella lettura ci si rivolge agli spettatori, perché adesso noi in effetti ci rivolgiamo a degli spettatori, quelli presenti e quelli in video, e sono gli spettatori, gli sponsor, venivano chiamati gli sponsor se non ricordo male nel film, quelli che con il loro voto potevano aiutare i soccorsi durante i giochi, che poi alla fine contribuiscono alla salvezza della protagonista. Ecco, oggi quegli sponsor, quegli spettatori, sono gli elettori chiamati al voto e che con il loro voto possono responsabilmente invertire l'ordine delle cose. Un ordine delle cose dove Pericle, se non ricordo male, inneggiava alla meritocrazia. Credo che un termine più abusato dalla politica non esista, tant'è che Pericle veniva anche accusato di essere un populista, un demagogo, ma sicuramente a lui dobbiamo l'Acropoli, il Partenone, quindi qualcuno che ha testimoniato realmente con le opere l'impegno civile. Dall'altra parte questo discorso si ritrova poi con Kennedy, dove la forza è data anche dalla responsabilità, dalla libertà. Il discorso di inaugurazione, quello lì, inaugura un periodo che durerà 2 anni e mezzo la presidenza di Kennedy, eppure di grande ispirazione. I problemi di Cuba, di Berlino, il periodo in cui nasce il muro, la luna, lo spazio. E poi quella morte così da cospirazione, sarebbe anche quell'argomento, no? Di tanti film. Tutto questo per arrivarci a dire cosa? Che serve ragionare, che serve essere impegnati, serve essere responsabili. C'è quel passaggio bellissimo dove si dice che chi non è attivo in politica è un soggetto sì e no come un soggetto inutile. Ecco, oggi essere spettatori senza avere il controllo del telecomando, senza avere la responsabilità, il senso critico nel vedere le cose ed affrontarle per cambiarle, bene, se tutto questo non c'è è inutile. Siamo già in questo futuro post-apocalittico, siamo già in presenza di una dittatura mediatica, quando si parla di notizie false, no? Le elezioni di Trump o che, ma la notizia è sempre spesso falsa e manipolata, sta al senso critico di ognuno capire dov'è la verità e indirizzare l'azione propria e collettiva verso quella verità. Grazie a tutti, grazie a Giulia Segreti, grazie a Marco Cognini. Straordinari. Grazie.